Ragazzi, buon godotei e bentornati incredibile in quello che potrebbe essere l'ultimo video su Stommachia Demo. Incredibile, pazzesco e assurdo. Allora ragazzi, ve lo dico, oggi i miei capelli non si vogliono far domare. Probabilmente sono stanchi anche loro del fatto che dormo dalle 3 alle 2 ore a notte per portarvi ogni giorno un video incredibile. Per ribellarsi stamattina hanno deciso di volare a destra e a sinistra, rendendomi un pochettino così, con un look stravagante ma molto sus. Probabilmente il prossimo mese mi farò una bella tagliata dei capelli, così sto pure bene durante l'estate. Capellino corto, tattico, incredibile. Poi si ritagliano a Natale, incredibile. Comunque, detta la parentesi sus sui miei capelli, prima di iniziare concedetemi di dire questa cosa, cioè ringraziarvi di cuore e di godo per aver accolto così bene sia i video di Stommachia che gli short su Stommachia. Sono contento che vi siano piaciuti, ho visto che vi siete interessati anche alla pagina di Stommachia su Instagram, su YouTube, insomma ho visto che avete iniziato a seguire questo progetto. Molti di voi lo conoscevano perché l'avevano scoperto tramite il video di Iron Palapo, però giustamente tanti di voi anche non lo conoscevano e sono contento che mi avete ringraziato di avermi fatto vedere questo progettino veramente sus. Come ho detto nello scorso video ragazzi, lo terrò veramente sott'occhio perché secondo me questo gioco, tra l'altro c'è scritto su Steam, perché vi ricordo che adesso lo potete trovare su Steam, è la demo che io sto giocando, che non è... attenzione, quella che ha giocato Iron Pineapple, perché ho letto pure questo sul loro blog, dovrebbero metterla proprio su Steam. Quella che ha giocato Iron Pineapple, che giustamente alcuni di voi me l'hanno chiesto, ma come mai è diversa da quello? C'è scritto sul loro blog che la vecchia demo che ha giocato Iron Pineapple è stata rimossa perché hanno preferito giustamente proporre Stommachia in una versione più piccola, però fatta bene. Infatti le boss fight già di questa demo sono molto carine. Avete visto il maialone robusto e l'angioletto che è bellissimo, hanno fatto stra bene secondo me a farci giocare una parte di gioco più piccolina, però decorata, più sus, incredibile, che magari qualcosa di gigantesco, più bagoso, eccetera, eccetera, eccetera. Questo probabilmente sarà l'ultimo video, infatti in questo video incredibile ci rigiocheremo velocemente la demo, anche se sono sicuro che le boss fight siano solo il gargoyle di pietra, il cinghialone e l'angioletto che ho scoperto alla fine dello scorso episodio, però voglio controllare tante volte ci fosse un'altra pedina. Abbiamo Zefiro, abbiamo, vabbè, lo chiamo cavaliere, quello con la spada, la Moonlight, incredibile, e abbiamo il tank, fichissimo, no? Mi segnava come se ne potessi sbloccare un quarto. E sul banner di Stommachia ci sono altri due personaggi, che credo siano il cavallo e un altro sus che sembra che c'ha un fucile, non lo so. Magari c'è un altro personaggio oppure sono solo tre, perché mi pare che nella demo che ha giocato Iron Pineapple c'era pure il cavallo, che non so come si gioca il cavallo, però a quanto pare corre tantissimo il cavallo, quindi sarebbe carino usarlo. Quindi mi rigioco un attimo la demo sus e poi ho scoperto una cosa sus, trovare l'arena mode. Effettivamente non l'avevo giocata l'altra volta, quindi oggi ci rigiocheremo, probabilmente sarà un video un pochino più corto, però volevo fare questo terzo video incredibile su Stommachia perché poi tornerà ovviamente quando uscirà una demo nuova. Dovrebbe uscire nel 2025, non si sa quando, probabilmente fine 2025, non lo so. Avete l'affetto di questo Godoman, il Godoverse vi guarda, mi raccomando, rendete questo gioco incredibile. Mi rigioco la demo, vi farò vedere qualcosina e poi ci facciamo l'arena mode, che non so niente, non l'ho cliccata apposta, e vedremo che succederà, incredibile. I miei pensieri su questo gioco ve l'ho detti tutti nei video scorsi, per fare un riassunto incredibile, mi piace da morire. L'idea è geniale. Fate i pupazzetti di queste cose, me li compro subito. Cioè, come fai a non volere un pupazzetto di Zefiro? Cioè, io lo voglio subito, adesso. Mi raccomando ragazzi, ho pupazzetti a go-go, io ve lo dico. Allora, io mi rigioco la demo, che tanto dura poco. Se ci dovessero essere cose simpatiche ve le faccio vedere adesso, altrimenti ci vediamo nell'arena incredibile. Quindi a tra poco. L'altra volta non l'avevo visto, guarda, ce ne sono due. Chissà se ci giocheremo mai sopra. Immaginate una boss fight sopra ste navi, sarebbe fichissimo. Allora, una cosa che non ho provato a fare l'altra volta è attaccare questo NPC. Sinceramente un po' mi dispiace, perché lui è molto buono nei nostri confronti, ci spiega le cose. Lo faccio solo per esperimento, ragazzi, probabilmente me ne pentirò tantissimo. Però, ci proviamo? Ah, non succede niente? Mi ha mandato a quel paese muovendo le ali e basta, va bene, ok. Questa cosa non ho capito, cioè, io prendo la spada, ma questo affare, qual è il suo scopo? Non è una boss fight segreta, capito lui? Se io salto, fa questo attacco fichissimo, guardate. Fichissimo, peccato che è inutile perché giustamente loro hanno lo scudo, però... Non è un ascensore, non è che nasconde un segreto sta affare. Ah, l'ho ucciso. Però non mi ha dato niente. Ah, ok, se lo uccido questi tentacoli mi vogliono uccidere? Funziona così? Guarda, se sto fermo mi attaccano sti cosi? Sì, sì, perdo vita, vedi? Rende solamente questi tentacoli aggressivi nei miei confronti, che credo sia la piaga che attacca questo posto incredibile. Vabbè, ok.
Non so quanto vi ho fatto vedere in realtà, ragazzi, perché più o meno sono le stesse cose. Qui non posso fare niente. Ah, è vero che c'è un'altra strada. Io andavo dritto, non avevo vista che c'era questa strada. Sono contentissimo, dai! Yeah, baby! Quindi c'è un altro forse boss. Andiamo a sbloccare altre due pedine e ci rivediamo qui. La cosa in assoluto più difficile per quanto mi riguarda tutta la demo è quell'affare che cammina a tre piedi. Quella roba lì è in assoluto lo mega weapon della demo. Quest'affare è in assoluto a mani basse la cosa più difficile di tutta la demo. Allora, testiamo un attimo lui, perché giustamente nell'altro video ho usato poco le altre pedine, ho sempre usato Zefiro contro i boss. Quindi usiamo un attimo lui, che lui mi sembra fortissimo, lo può fare il parry lui. No, mi sa lui è più da DPS che da parry, mi sa. Oh, ma guarda che roba che fa! Wow! Guardalo! A lui è fortissimo, cioè non so se lui può fare i parry. Ma che attacco fichissimo! Ma è lui che fa questi attacchi assurdi? Ti prego, fai che non è una stanza sola. C'è una specie di topo su una sedia a dondolo e un angelo di pietra che salta. Ah no, è una stanza solo, no! Nonno Agilulfo. Vabbè, ma dai, quanto godo per questa cosa. Chi va là? Cherubo, chi diamine è entrato? Che carino c'ha la barba! Cherubone, simpatico, op op pedone. Ah, capisco sei tu. Ti svelo un segreto, mio caro. Lo scudo non è solo per difendersi. Prova a rotolare a mezz'aria e poi esegui una parata al momento giusto. Sì, salto, rotolata, parata. Op, salto, rotolata, parata. Silenzio, che rubo, continua a saltare. Ah, ci sono le scelte! No, che figo! Non ho capito come fare. Basta parare mentre rotoli a mezz'aria. Semplice, no? Basta parare mentre rotoli a mezz'aria. Il metallo angelico si è sfregato, causa reazioni cretino. Allora, non so se è una tecnica di parry diversa. Lo vedi? Salto, QE, è vero! Ok ragazzi, mi spiace che è solo una stanza. Che dite, vogliamo provare a fare una cosa molto triste o provare a ucciderli? Non so se si possono colpire. No, ok, gli NPC proprio non si possono uccidere. No, ok. Peccato, però sono contento di aver trovato questa cosa, che me l'ero proprio skippata l'altra volta, dai. Va bene ragazzi, allora io mi rifaccio un giro e altrimenti ci vediamo nell'arena. Quindi a tra poco ragazzi. Rieccoci qua, mi sono rifatto un altro giro. Quello è stato l'unico segretino sus che ho trovato, è stato quel simpatico topo nonno con questo cherubino simpatico che ci ha detto questa cosa sus della mossa volante, il parry volante attacco, che effettivamente funziona, però forse diventerà una feature più avanti, non lo so, comunque incredibile. Arena mode, vediamo che succede. Vai, 3-2-1, vai! Wow, ok. Però qui c'è il cavallo, lo vedi? Però io l'ho cercato, non c'è nella demo. A questo punto, se qui c'è il cavallo, mi chiedo se il cavallo è presente pure nella demo oppure l'hanno messo come feature per chi prova l'arena. Può essere pure questo, ragazzi, Allora, come funziona qui? Ehi Zefi, sempre lui, benvenuto nell'area dell'addestramento. Qui potrai affrontare nemici sempre più potenti e sbloccare scacchi e potenziamenti per raggiungere più in fretta l'ultimo boss. Figo! Ah, carino! Inoltre è fortemente consigliato aver giocato prima la demo base. Non l'abbiamo distrutti i boss lì, quindi qui immagino saranno ancora più forti. Buon divertimento, Zefiro. Va bene. Ah, ok, ci servono le piume per comprare le robe. Figo! Ok, andiamo. Amici, ma ho lo scudo ma non ho la spada? Ah, ok. Andiamo. Con calma. Oh, è la festa? Ok, con calma. Ok, e poi ci sono i pistoleri sus. Che poi lo sto giocando sempre con tastiera, mai con il controller, perché ve l'ho detto che non funziona il mio controller sus. Oh, alle spalle sus, eh? Presto non mi ha dato manco una piuma. No, ma che infame, mi hanno sparato cadendo. Ma dai, serio? Ok. Ah, una piuma. Con calma, qui devo fare un po' di parry sus, aspetta. Ok. Wow, un boss? Ma questo è un boss unico dell'arena? Wow. Ok. Ma dai, ma sono nemici unici, io questi non ho trovato manco uno. Naggia, non l'ho visto, mi ha attaccato alle spalle. Ho pure sbattuto la mano, cavolo. Allora, io mi comprerei intanto una vita, che secondo me ci potrebbe essere molto utile. L'arena c'è più contenuto quasi della demo. Che poi sono tutti nemici unici, quell'affare era fortissimo. Devo stare attento adesso, perché questi sono tutti nemici che non ho mai visto, vedi? Eccoli. Questi sono fortissimi. Ok, fino a qui ci siamo riarrivati. Però non ci abbiamo zero cure. Ok. Via via. Allora, aggriamo questo qui da solo prima. Ok, lui.
Vieni, vieni, no, non aggrare i tuoi amici, vieni tu qua. Ti voglio uccidere prima te. Wow, quello al centro mi sa non l'ho mai visto. Mamma mia, ragazzi, di nuovo il cavaliere gigante. Qui dobbiamo aggrare i due davanti prima. No, non me lo ricordavo che faceva attacchi sus così. Ok. No, ragazzi, questo è durissimo. Ok. E che è quel coso? Sono tutti diversi. Posso dire che sembra una citazione a Dark Souls? Sembra Gwyndolin in quel coso. Riesco a aggrare uno alla volta? Sì, forse sì. Attenzione, aspetta. Già uno di meno sarebbe tanta roba. Wow, che attacchi assurdi. No, aspetta, non lo vedo. No, il cherubino, no, alla fine no. Lui, dai, serio? Tra tutti quanti? Lui proprio? No, non mi ricordo il moveset suo. Ragazzi, abbiamo perso. Non mi ricordavo il moveset suo. Che peccato, ragazzi. No, si è buggata. No, ti prego, ci volevo fare un ultimo try. Probabilmente farò un altro video dove faremo questa cosa. Sarà un video dove proverò a fare solo questo, ma assolutamente arriveremo fino alla fine di questo affare. Mi dispiace perché adesso devo chiudere e mi resetterà tutti i power up. Quindi dovrò probabilmente rifarlo un paio di volte prima di farvi vedere di nuovo tutti i power up delle vite. L'arena è divertentissima. È la vera demo, secondo me, l'arena, perché ci sono nemici che non ci sono nella demo normale. Boss, tipo quell'affare gigante che sembra il demone capra. Nemici standard tipo i soldatini. Secondo me continua, secondo me ci stanno altre robe assurde. Quindi sì, dai. Ragazzi, che cosa con voi? Da Zephyr è tutto. Ci ritroveremo qui, in questa arena, e porteremo il godo fino all'ultimo piano. Incredibile. Ci vediamo al prossimo episodio.